un dolce diabolicamente libidinoso. Una bella torta può diventare l'attrazione principale della festa e svettare sul tavolo come un trofeo. Io ne preparerò una al cioccolato, ma con un tocco in più. Innanzitutto preparate il caramello, livellate lo zucchero. La prima regola del caramello è che non va mai mescolato. Rimettete la padella sul fuoco, aromatizzate il caramello con un po' di menta, tagliuzzatela e aggiungetela al caramello. Non fatelo scurire troppo, deve rimanere di un bel colore chiaro. Oliate accuratamente l'interno di una teglia. E poi versateci il caramello. Se avessi voluto usarlo nell'impasto, avrei aggiunto del burro e della panna, ma voglio far sì che diventi un croccante con cui decorare la torta. Mentre si aspetta che il caramello si raffreddi, preparare l'impasto per la torta. Per prima cosa, fare sciogliere del cioccolato fondente a bagnomaria. Scioglierlo direttamente in pentola distruggerebbe i grassi del cacao. Utilizzate sempre solo questo metodo. Versare in una ciotola dello zucchero, due uova intere e tre tuorli. Sbattere con le fruste fino a ottenere un composto leggero e cremoso di un colore giallo chiaro. Più a lungo sbattete le uova e lo zucchero, più il centro della torta risulterà cremoso. Poi versare il burro nel cioccolato bollente e mescolare. Renderà l'impasto lucido, vellutato, ricco e squisito. Aggiungetelo allo zucchero e alle uova. Date una bella mescolata. Versare 4 albumi in una ciotola. Bene. Assicuratevi che gli albumi non siano completamente montati e aggiungete lo zucchero. È come una meringa. Migliore la consistenza, migliore sarà il risultato. Ed ecco delle chiare montate a neve ferma. Unitele all'impasto. Prima di iniziare ad amalgamare il tutto, prendete il caramello e fatelo a pezzettini. Sembra vetro. Delle bellissime schegge di vetro. Mettete da parte dei frammenti di caramello alla menta. Serviranno per decorare. Sminuzzate il resto. Fateli cadere nell'impasto. Aggiungeranno una deliziosa nota croccante alla vostra torta. Prendete la tortiera e assicuratevi che il fondo sia protetto da carta da forno ben imburrata. Versate l'impasto. Sbattere un paio di volte la tortiera su un piano per eliminare i vuoti d'aria che potrebbero creare dei buchi nella vostra torta. Fate cuocere in forno a 180 gradi. Dopo 35 minuti la nostra torta menta e cioccolato è pronta. Mentre si raffredda, si prepara la panna alla menta. Aggiungere lo zucchero a velo setacciato e qualche goccia di estratto di menta alla panna e montare. Spalmare la vostra panna in cima alla torta, lasciando uno spazio sui bordi in modo che sia più facile da tagliare. Per ottenere una torta che non passerà inosservata alle feste, cospargerla di caramello alla menta.